Venerdì scorso è andata in onda la tanto attesa scelta di Lorenzo Riccardi. L'ex tronista di Uomini e Donne ha optato per Claudia Dionigi e, dopo la messa in onda della puntata, è potuto tornare sui social. Il ragazzo ha deciso di dare luogo ad un rientro in grande stile, proprio come suo solito. Lorenzo, infatti, ha deciso di pubblicare un video in cui ha annunciato a tutti i suoi follower di essere tornato e ha esortato tutti a seguirlo. Il contenuto che ha generato maggiore scalpore, però, non è stato questo. Sul web, infatti, stanno circolando dei video in cui Lorenzo Riccardi appare in modalità un po' osé. A riprenderlo è stata proprio la sua nuova fidanzata Claudia Dionigi. Video osé di Lorenzo ripreso da Claudia. Dopo aver portato a termine il suo percorso, Lorenzo è potuto, finalmente, ritornare sul suo amato Instagram. Il ragazzo lo ha fatto esortando tutti a seguirlo in modo da superare i follower di Claudia. Sono passati pochissimi giorni dall'inizio della loro relazione, eppure, già numerosi sono stati i contenuti postati sui social. Uno tra i video a destare maggiore scalpore è stato ripreso da Claudia Dionigi. La ragazza mantiene il cellulare da letto e inquadra Lorenzo. Nell'inquadratura c'è appunto l'ex tronista in una mise un po' indecente. Nel video in questione, infatti, Lorenzo appare in veste osé, con una t-shirt e degli slip. Claudia annuncia che il ragazzo si è appena svegliato, mentre Lorenzo si diverte a ballare sotto le note di una canzone. La ripresa ha, naturalmente, fatto il giro del web in pochissimo tempo ed ha diviso l'opinione dei fan. I dubbi del pubblico. Da un lato, infatti, ci sono tutti quelli che apprezzano la personalità e il carattere dell'ex tronista. Dall'altro lato, invece, ci sono tutte quelle persone che ritengono che Lorenzo sia interessato solo ed esclusivamente al business. Stessa accusa mossa anche dalla non scelta Giulia Cavaglia. Oltre questo video osé di Lorenzo Riccardi, sul suo profilo Instagram è presente anche un post in cui il ragazzo bacia appassionatamente la sua nuova fidanzata Claudia. I due sembrano molto felici e la didascalia non fa altro che ribadire tale concetto. Anche in questa circostanza, però, c'è chi ha voluto smorzare la dolcezza del momento dicendo che i due dureranno solo Natale e Santo Stefano. Al momento, naturalmente, è difficile dire quale possa essere la verità. Solo il tempo sarà in grado di dirci se le intenzioni dei due protagonisti sono serie oppure no.